Buongiorno, sono Anna Occhipinti del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia. Mi occupo da parecchio tempo di specie aliene. Cosa sono le specie aliene? Sono delle specie trasportate dall'uomo al di fuori del loro areale di distribuzione naturale e una volta arrivate nei nuovi ambienti, non avendo competitori, essendo delle specie robuste che sono state in grado di supportare il viaggio dal paese di origine, se sono in grado di insediarsi possono diventare anche assai numerose, quindi diventare invasive e creare problemi alla fauna e alla flora locale. Il mare Mediterraneo è un mare bellissimo, ricchissimo di specie, ospita una grande diversità. Pur rappresentando solamente l'1% dell'estensione dei mari mondiali, ospita il 10% della biodiversità mondiale. Questa biodiversità però è proprio messa a rischio dall'arrivo di queste specie trasportate dall'uomo attraverso la navigazione. Il nostro progetto quindi si propone di monitorare le aree ad elevato rischio, come appunto le aree portuali, per rispondere alle esigenze delle direttive europee che impongono agli stati di monitorare, controllare, cercare di prevenire l'arrivo di queste specie. Questo tipo di monitoraggio è stato messo a punto dall'Istituto Smithsonian degli Stati Uniti, che l'ha applicato lungo tutte le coste sia atlantiche che pacifiche, proprio per la facilità di campionamento e per il fatto che i risultati sono comparabili. Per questo vogliamo proporlo per la prima volta in Italia, in modo che sia un sistema facile e relativamente semplice di monitoraggio delle aree maggiormente a rischio. Il nostro progetto, Mattone contro le specie aliene, si propone di identificare le specie aliene all'interno dei porti, di siti portuali nel Golfo di La Spezia. E i substrati artificiali che abbiamo costruito per valutare la presenza di queste specie sono composte da un pannello in PVC e un mattone che mantiene il substrato immerso per 3 mesi nella stessa posizione. E abbiamo deciso di valutare 5 siti nel Golfo di La Spezia e mettere 10 mattoni in ciascun sito. Oltre al monitoraggio in aree portuali ad elevato rischio di introduzione, effettueremo sperimentazioni e confronti in aree naturali e protette. Con i fondi raccolti con questo progetto riusciremo a realizzare tutto ciò, ovvero acquistare il materiale per la sperimentazione, mattoni e pannelli in PVC. E riusciremo a finanziare delle borse di studio per dei biologi marini che ci aiuteranno nel lungo lavoro di identificazione degli organismi che raccoglieremo, che sono centinaia di specie molto piccole, per cui servono delle competenze specialistiche. Aiutateci a realizzare il nostro progetto, il vostro contributo è importante e fondamentale. Vi ringraziamo fin d'ora. Un mattone contro le specie aliene!